Cioè di essere trapiantato da altrove può sempre essere una cosa molto molto positiva. È stato menzionato Steve Jobs già varie volte oggi, stamani, e quindi lui è un ottimo esempio. Cioè lui era figlio di profughi siriani, è venuto in America come profugo praticamente. E anche per questo sicuramente c'era la sua volontà di fare una cosa nuova, completamente nuova. Cioè, non è detto che riesce in ogni caso, ma comunque avendo io lavorato all'estero, come tra l'altro anche Arturo Galanzino, che ho conosciuto a Londra, quando tutti e due di noi abbiamo lavorato a Londra, quindi se sono italiani che hanno lavorato all'estero oppure stranieri che dall'estero vengono in Italia, può essere solo una cosa buona, perché non per copiare un modello che esiste già altrove, ma per entrare in un dialogo, per sviluppare la cosa migliore, prendendo anche le esperienze di altri paesi. E soprattutto nel mondo museale, l'America e il mondo anglosassone senz'altro ci fornisce con tutti i benchmark di cui abbiamo bisogno. Cioè, questa è la sfida, ovviamente, di realizzarlo sarà diverso, perché partiamo da realtà molto molto diverse, sia positivamente che anche negativamente. Cioè, sul lato positivo abbiamo qui una ricchezza di opere d'arte, un patrimonio artistico che tutto il mondo ci invidia. Straordinario. Ho due domande da farle. Una riguarda i mecenati, perché appunto lei parlava dell'America. Una delle cose che noi invidiamo molto al sistema americano è che per una serie di motivi, anche fiscali, in America i privati hanno un grande interesse a investire nei grandi musei. In Italia questo avviene meno. Lei ha detto che fa parte integrante del suo lavoro, no? Quello di cercare privati che vogliano investire. Ci sono le condizioni in Italia perché questo accada? Adesso sì, infatti, cioè ora questo è proprio mezzo pieno, infatti ora Mezzo piede, purtroppo meno male. adesso sì, con la legislazione sull'art bonus esiste anche qui una parziale defiscalizzazione, e quindi con questo infatti si può andare avanti meglio di prima. Vorrei però ricordare che già da anni ci sono dei privati che hanno investito nei musei italiani. Adesso c'è però molto c'è una regolarizzazione, cioè praticamente è un incentivo che prima non esisteva. In America è ancora molto più grande. In America, tra l'altro, tutti i musei grandi, con pochissime eccezioni, cioè l'ACMA di Los Angeles è una delle poche eccezioni di un museo della provincia praticamente, ma tutti gli altri musei sono, e l'altra grande eccezione è la National Gallery of Art, che è del governo, ma tutti gli altri sono basati su fondi Fondazioni privati. private. Però c'è un'altra grande differenza, cioè i fondi possono essere investiti sul mercato finanziario, e questo qui in Italia non è ancora possibile. L'altra domanda che volevo farle è il rapporto con le regole, tra virgolette. Mi ha molto colpito che un suo collega che si chiama Mauro Filicori e che è andato a dirigere la Reggia di Caserta, che è un posto che io amo, che vi consiglio di visitare se non lo conoscete, perché secondo me è più bella di Versailles. Io sono napoletana, la considero una reggia meravigliosa, eppure per molti anni è stata davvero malmenata, ci sono state occupazioni abusive di appartamenti dentro la reggia, il parco era ridotto malissimo. Noi con la nostra trasmissione abbiamo denunciato e trovato il fatto che avevano buttato in quell'enorme e meravigliosa vasca dei motorini, delle lavastoviglie, cioè è capitato di tutto alla Reggia di Caserta. Arriva questo signore, che non arriva dall'estero, ma arriva dal nord, è bolognese, no? Bolognese, Filicori. sì. E dopo un po' di tempo che sta lì, lavora tanto perché ci sono tante cose da fare alla Reggia, e i sindacati gli dicono che lavora troppo, gli fanno una lettera di richiamo dicendo che mette a rischio la sicurezza della struttura. Questo è un esempio che volevo fare perché lo trovo incredibile dal mio punto di vista, ma volevo capire rispetto a questo punto, no? A questo paese che tende a essere un po' ingessato, un po' allergico al cambiamento. Lei che sensazione ha da tedesco? Ma io ho praticamente la strategia opposta di Filicori. Invece di Non lavora rimanere, lei? io invece, no, quella apposta, cioè io arrivo presto, tra le 6 e le 7, e quindi nessuno si accorge se ci sono o se non ci sono. Quindi, Arriva all'alba. Va però. bene. Può mandarsi i messaggini con Renzi, che pare che alle 6 del mattino smessaggi molto. Sì, credo che anche noi, talvolta verso quell'ora,
sì, ci siamo sentiti per anche voi due? Sono leggendari, sempre molto sì, mattina. A che ora d'appuntamento? Anche verso le 8, no, direi. Ah sì, 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 sì. Tarda mattinata. Tarda mattinata. Io più il problema opposto del direttore di caserma, invece sono più nottambulo e meno mattiniero. Comunque sì, ci siamo incontrati diverse mattine. Io finivo, lui cominciava. Siete riusciti all'alba a vederli, ok. No, ma insomma, il tema appunto è il rapporto con... tra l'altro ho visto una polemica che il giorno che c'è stata la partita con la Germania gli Uffizi erano chiusi? No, in verità, cioè questo è un peccato che c'era scritto su alcuni giornali che eravamo chiusi. In verità abbiamo fatto un'apertura veramente straordinaria, cioè non abbiamo tenuto aperto quello che è aperto sempre, cioè le sale normali, abbiamo aperto la chiesa di San Pierschiaraggio che normalmente è chiusa ed era un grande successo con il pubblico. Ci sono, nonostante il fatto che c'erano i titoli sui giornali, Uffizi chiusi, in verità sono venuti tanti fiorentini soprattutto, anche turisti, che sono venuti per questa apertura veramente straordinaria, un'apertura non... di quello che comunque si vede, ma proprio una zona che in questi anni non si vedono proprio. In futuro, quando i nuovi Uffizi saranno finiti, anche la chiesa di San Fiascaraggio sarà visitabile normalmente, ma in questo momento ci serve per degli eventi speciali, per le conferenze stampa, per esempio, ma anche per i seminari. La giornata dei chiarimenti.